stato presentato questa mattina a Campobasso, nella sala della biblioteca dell'Università degli Studi del Molise, il volume Pagine di Novecento Molisano. A curarne l'uscita Marco Saluppo e Giuseppe Ilieri. Pagine di Novecento Molisano, la seconda uscita, Marco Saluppo, Giuseppe Ilieri, curatori di questo volume. Marco Saluppo, come nasce l'idea e soprattutto che cosa si propone la stesura di questo lavoro? Sì, come ho detto giustamente prima, è il secondo volume dell'edizione Pagine 900 Molisano. Il nostro obiettivo, grazie anche allo sprono, all'aiuto e alla magistrale mano dei professori Pardini e Cerchi, anche dell'editore, è quello di offrire uno spaccato della storia molisana attraverso degli episodi storici, attraverso della documentazione inedita, per far sì che il Molise possa innanzitutto conoscere la propria storia, ma soprattutto divulgarla al di fuori della nostra regione, perché noi siamo una regione piccola, ma ricca, anzi ricchissima di storia, e soprattutto siamo stati molte volte, soprattutto a livello politico, un laboratorio. E la nostra terra ha dato all'Italia importanti e esponenti di spicco, sia prima che poi con l'avvento della Repubblica Italiana. Giuseppe Ilieri, allora possiamo dire che il Molise in quel periodo storico è stato veramente una cartina di tornasole per la storia del Mezzogiorno d'Italia? Assolutamente sì, e questo è uno degli obiettivi di Pagine di Novecento Molisano, quello di far trasparire come il Molise nella sua società, nella sua azione politica, ma anche nel suo contributo rispetto agli eventi bellici che si sono seguiti nel passato, abbia dato un contributo estremamente rilevante. Questo in diverse epoche storiche, come i vari saggi, le varie ricerche dei ricercatori affermati e giovani che hanno contribuito alla scrittura di questo volume, dimostrano sostanzialmente. Il Molise ha avuto un ruolo centrale in molti degli aspetti della storia italiana e anche internazionale. Marco Saluppo sta terminando un dottorato di ricerca alla LUIS, ieri è già docente a Napoli e Cassino, quindi quanto ha influito la vostra formazione per la realizzazione del volume? Sicuramente tantissimo, ed infatti il primo ringraziamento va innanzitutto all'Università degli Studi del Molise, che ci ha formato e ci ha permesso di iniziare la nostra carriera accademica. Il ringraziamento soprattutto va anche al nostro corso di laurea, al corso di laurea Scienze Politiche, che ci ha visti crescere ed oggi siamo onorati, penso di parlare per tutti e due, di poter collaborare con il corso di laurea Scienze Politiche, con il Dipartimento di Economia, con il Dipartimento Giuridico e naturalmente con l'Unimol tutta. Se siamo in grado di poter raccontare la storia e il merito dei docenti dell'Università degli Studi del Molise. Ilieri. Assolutamente mi trovo d'accordo con quanto detto da Marco. Se oggi alcuni atenei, Roma nel caso di Marco, Cassino e Caserta nel mio caso, ci accolgono e ci ritengono meritevoli di conferimenti di incarichi, vuol dire che l'Università del Molise ha lavorato bene, perché io e Marco proveniamo da questo Ateneo, ci siamo formati qui, ci siamo formati nei corsi di laurea di scienze politiche dell'Ateneo Molisano, al quale mi associo a ciò che dice Marco, dobbiamo molto della nostra preparazione.